Oggi a grande richiesta siamo tornati con zio Tommaso. Tommaso Marzella, che nei video ha ispirato un sacco di giovani, ma più che altro gli ha dato, secondo me, gli insegnamenti che nella vita non te dà tante volte la scuola, che nella vita non te danno i genitori, ma con l'esperienza di Tommaso veramente si riescono a scoprire tante cose. Io adesso sto bene perché il fatto della comunicazione, il fatto dei video che avete fatto voi, quindi se prima si può dire che era un esperto relativo, un po' sì, un po' no, no, come una settimana lavori di lunedì e mercoledì no, no. Invece adesso sono un po' più, oltre che spontaneo, più continuo. Mi fa piacere soprattutto che trasmetti un messaggio di recupero sociale, se può dire così, perché io, capirai, da piccolo non ho fatto una più del diavolo. Quindi pensavo che facevo una cosa normale, come un muratore va al cantiere, io, che ne so, andavo a fare uno scippo, sembrava che stavo a lavorare in fabbrica. E non è così. Oggi come oggi, mo, sono 6 anni che sono uscito, non ho toccato manco uno stuzzico denti. Quindi sono diventato non normale, un po' di più di normale. E quindi quando mi capita a gente, quello che sto un po' a ricordare adesso, o dico pure ai ragazzi, e un po' qualcuno tentina, qualcuno no, però vedo che stanno a migliorare. Come è nato il vecchio Tommaso Marzella? Devo fare una premessa, che io da piccolo papà faceva il commerciante, che noi siamo originali di Ponte Cassino. Io sono nato attaccato all'abbazia e siamo venuti a Monte Sacro, a Viale Etiopia. Io ho fatto infanzia lì, chiamavano le baracche, però papà, che iniziò, oltre che frutti vendolo, sapevano fare tutti, idraulico, elettricista, muratore, e quindi a turno hanno fatto, definiamo la baracca, ma era fatta dei muri e tutto quanto, hanno fatto prima una casa per noi, una per loro, e qualcuno di me... Era il vecchio fosso di Sant'Agnese. E ho fatto infanzia a Viale Libia con papà che vendava frutta e verdura fino al 1957, e poi vi dico perché ci ho avuto un cambio non dovuto a me, a una disgrazia che poi rammento. Era una specie di mascotte che io chiamavo le signore benestanti e le contesse dei palazzi. E baracche, dentro le case, i piatti di ceramica, la roba d'argento. Quindi io, tra virgolette, ho fatto un'infanzia dorata, un po' perché vita e alloggio con papà non mi è mancato. Poi più metteci pure le signore che ho sempre definite le contesse tra Viale Libia e Piazza Bologna, tutti quei sordi, e ogni tanto mi chiamavano, oh, portavano Tommaso con noi, e mi portavano una volta a fare colazione qui, una volta lì, quindi ho fatto un'infanzia, oggi come oggi, ma invidio da solo. Io avevo un fratello che faceva, un grande meccanico, e faceva il pugile, quindi lì a Monte Sacro era una specie di Rambo, perché te immagini nel 56. Già di suo era una brava persona, perché a quelli che avevano i soldi gli faceva pagare le piccole riparazioni. Quelli, tra virgolette, che venivano dai baracchi, oppure una stupidaggine, dice quant'è, gli diceva niente. Quindi lui era un grande bonaccione, oltre che abbiamo detto, sotto casa, eppure adesso ancora al tufello, mica sono tutti meccanici e tutti pugili, ci stanno quelli un po', non hanno tanti soldi disponibili, che fanno ancora, che ne so, un furtarello, senza far del male, senza far casini grandi. Sto fratello che, se, mo dico, si chiamava Enrico perché è morto nel 57, però secondo me ancora c'è. Vengono su, un po' come il gatto e la volpe di Pinocchio, che vanno lì, oh, come stai, via le monetine d'oro che metti lì che te crescono, quindi potenzialmente truffaldini. Fanno così e dicono, oh, Enrico, stiamo senza soldi, abbiamo visto una vetrina che lascia un po' di catenine d'oro e cose. Meccanico, immaginate, la macchina ci andava a 200 all'ora all'epoca. Fa così, dice, c'è porti che non c'è una lira, non c'è manco i soldi per fare la spesa, diamo una mattonata alla vetrina, abbiamo una catatina, due, tre, quelle che ci hanno, e lui così si è fatto convincere, accompagnati, che fanno? Sotto da noi, proprio al fosso di Sant'Agnese, adesso si scende sotto, c'è sta il fiume, se tu vai dentro, sì. E lì
Sto mio fratello qui è morto lì perché hanno detto ufficialmente, tanto sul messaggero c'è sta 31 agosto 57, c'è tutto il fascicolo suo. Una grande buccia, hanno detto voleva scappare, si è buttato al fiume che sono 6-7 metri, qua vanno dall'altra parte come da fuochi. Però loro, per giustificare il momento azione, hanno scritto morto affogato dopo un tentativo di furto eccetera eccetera, hanno scritto tutto così. Dopo 15 anni che stavo via al carcere di Perugia, mi vengono a trovare due, vedono scritto, perché quando entro al carcere c'è stata bella di tutti i nomi, Marcella. Vengono due all'aria, dice che te sei Tommaso, perché un po' gli assomigliavo, da piccoletto ero meno peggio. Vengono lì, dico chi siete? Erano due del Forza di Sant'Agnese, quei due dei catenini che mi hanno detto noi siamo imputati di tuo fratello qua e là. E poi me, quando sono uscito mi sono venuto a trovare in piazza, come stai, come non stai, e quindi mi hanno detto guarda che non è vero che si è affogato. Dico, ci hanno corso appresso le guardie, hanno rasentato il bordo d'Agnene e ci hanno sparato addosso e lo hanno preso. Capito? E lì hanno messo sul giornale, quindi veramente uno manca a letto, si è affogato che leggo. Sei venuto a sapere questa cosa? Come hai reagito? Come sei stato? Beh, ti dico la verità, quando io negli anni 70 c'ero un mezzo diavoletto, non sono stato mai un guerrafondaio. Però uno ponderato e tutto, quindi noi si passava uno per strada che se usava prima un po' di meno, passava il ragazzo con la ragazza, la moglie con il marito, che gli davano una spinta o la rimproveravano. Io, Fabio stesso, quindi poi io ho mandato avanti sto discorso della difesa, andavo lì, dicevo che sa fa? Dice no, che sa fa te? Lui mi fa no perché mi moglie, apposta, a maggior ragione, allora pensa se non era tua moglie gli sparavi. Allora siamo andati su sta sorta di paladino come difesa, e quando ci è capitato a qualcuno ti dico la verità, qualche spinta gli abbiamo data, perché ci stavano quelli che qualche spinta e andavano lì, insistevano fino a che dicevano è mia moglie, poi si calmavano, andava bene così. La signora sei tranquilla, c'è paura? No mi è passata adesso, chiamavano la difesa. E insomma tu quel periodo quando l'hai saputo che eri comunque fumante a quell'epoca, sì, come reagito? Dopo 15 anni poi? Sì, mi ero presa un po' a male e guardie, dato che all'epoca quando passavano 5-10 anni non è come adesso che fare che abbiamo fatto chissà quando una cosa, ma all'epoca per una ventina d'anni facevi un fatto, se lo ricordavano quasi tutti. E le guardie stesse più di una volta, a dispetto della rabbia che lo fa io, due o tre volte, non dico che ci ho litigato, però mi hanno fermato, mi hanno portato ai commissariati, ti fermavano e il sabato sera alle 8 e 9, perché all'epoca c'eravamo un po' di sordi, andavamo a mangiare quasi sempre a porta via, e una volta una guardia, una volta un'altra, ti portavano lì dalle 8 più o meno di sera sotto la denominazione di un fermo di controllo. Lunedì mattina, sabato sera, tutta domenica e tutto lunedì mattina. Solo per controllo? Sì, solo per controllo. Invece era questo fatto qua. Già all'epoca ho cominciato a evitare le guardie. E oggi proprio lo dico a tutti, oh, fate quello che vi pare e non litigate me. Mai che i guardie, perché è una partita persa a tavolino, quindi non lo fate. Dopo 2-3 anni mi capita che avevano fatto un po' di casini, chiamameli così, e risultavo ricercato, no, per arrestarmi, ma mi dovevano fermare. C'erano l'obbligo, e i guardie tutti, che carabinieri, il primo che mi incontrava, da portarmi a piazzare il corso per farmi una sorta di interrogatorio. Ma ti fermano così, prima o ti arrestavano se c'era la fragranza di reato, o se no, io dicevano ai guardie e ti portava così, sicuro che arriva, per concludere la pratica. Mi fermano, 3 annetti passati, non dico che c'era apposta nei paraggi, però sono mezzo ricercato, può darsi che quello del pollo, può darsi che mi riferma, tacchete, non profeta, ma è una deduzione mezza logica. Vado là, aspetto che fa tutto
l'emissario tipo computer, certo, di oggi, fermato il signor Marcella. Quindi lui, per fare bella figura, dice: ma aumentano da grado, fa così. Io all'epoca ancora mi allenavo, facevo per giocare a pallone 10 km al giorno, io andavo a stare a piedi e ritornavo a piedi per fare allenamenti. Faccio così, o faccio stare tranquillo tutto quanto, aspetto che dico come vedo dalla macchina da scrivere, che ha detto che scrive a Piazza Via Grotta il giudice, abbiamo fermato il soggetto per fare le figure sue, faccio così, stava così, c'era una mezza finestra che insomma allenato, la finestra la scavalcavo 3-4 metri, ce la faceva a palli, e il tempo con letto, e mi sono reso conto che ha scritto questo, ho saltato la finestra, me ne sono andato, ho fatto tutto il pezzo lì dalla questura di Villini passando dalla parte del vicino al policlinico, e quello fa: no, bisato Tommaso, non scappare, tanto non ti fa niente, mo faccio una figuraccia, Dio che fa la figuraccia col pollo, gli ho detto. Praticamente quando c'era un'indagine eccetera, tu essendo una persona attenzionata, sì, ti portavano e ti interrogavano. Sì, sì. Il fatto che sei scappato tra virgolette in quel contesto non ti ha causato poi lo penale nulla? No, sarebbe stato l'intenzione loro, però come ricordiamo pure adesso, ripetiamo che due soldi ce l'avevamo, tutto il gruppo nostro in piazza 30, ed è io, Fabio e compagni, altri pugili tipo Torreggiani e questi, siamo lì, c'avevamo i soldi, 10 macchine, che c'ha la macchina, no, perché il primo che arrivava che le chiavi ci andava in giro, e tipi così, e quindi c'avevamo 4-5 avvocati, quello c'aveva Mattia, quello De Cataldo, insomma tutti avvocati dei soldi così, si sono picciati all'epoca, Cassone, De Cataldo e Mattia, e andavano per la maggiore, mi hanno spicciato la pratica, ha patteggiato col giudice, ha detto non lo chiamiamo più. Questo, il lutto di tuo fratello, una delle cause che ti ha fatto scegliere la malavita, diciamo? Beh, diciamo fino a un certo punto, mentre io facevo scuola, banco di frutta e meccanico, e poi non c'avevo più. C'era rimasta la scuola, ma il quaderno lo vedevo e non lo vedevo, quindi per questa mancanza qui, sta storia me la sono tirata avanti un bel po', però poi mi sono calmato quando ho cominciato a fare la scuola calcio. Ti ricordi, ti viene in mente un momento in un'azione illecita, in un conflitto, che ci hai avuto paura? Paura di morire, paura in generale, che... ci ho quasi vissuto così. Se uno che non lo dico io, dicono Platone, Socrate, quelli insomma i letterati, dico se uno non c'ha paura, dice non c'ha manco coraggio, e quindi un po' seguiti. Dico come fa a non aver paura? Quindi però onestamente era una paura relativa, perché quello dice come ha fatto a fare 37 anni di carcere nel complessivo. Dico come ho fatto? Perché te quando vai a fare la fine, quando ti arrestano sembra che ti hanno arrestato al cantiere. Ecco perché ti pare strano che vai in carcere. A me non mi sembrava strano, perché davo per scontato che a rischio piavi un po' di sordini, il cosiddetto malloppo, come i briganti che io ho sempre citati. Fa così, piavi due soldi, dico che fa quando più i soldi i e quando ti restano che fai? Però poi quando ti trovi a vivere il calcio, quando ti trovi a vivere la pena, la gente crolla. Invece... Invece ecco, mi ha ricordato un passaggio, non nel 73, definiamolo furtarello, invece all'epoca si rubavi 5-10 milioni, erano proprio pochi. Sta un appartamento, cosa? Sì, ci hanno dato una dritta, diceva lì c'è un pardetti d'oro, una pelliccia di visone, qualche sordo d'oro. Gli davate la stecca voi a chi vi dava la dritta? Beh certo, se era vero quello che c'era. Basista, sì. Se quello mi diceva un milione, invece non c'era niente, che gli potevo pagare un caffè, che gli famo. E quindi pure lì, ma noi pure eravamo diventati mezzi avvocati, perché se ti muovi così fino a un anno, se fai questo ne pi due, se lo fa meglio pi 6 mesi, e quindi se siamo documentati, tu uscivi con furto aggravato, una rapina aggravata, se tu facevi la sottrazione di quello che c'era, e dovevi uscire dal posto, o dal negozio o dalla casa. Non sapendo tutto questo, fa così il palo, lo da sotto fa, ci stanno i carabinieri sotto, già hanno messo il colpo in canna. Ti saluto, ho detto.
viviamo tutto, rimettiamo tutto a posto, l'orologio qui, per cosa lì, quindi esco, ancora è così, tentano furto, articolo 26, 56 significa che io ho il furto, se entro in pizzeria e esco con la pizza rubata, se io sto qui ci provo a rubare la pizza, ma mica l'ho rubata, quindi famo così, per fatta breve ci denunciano per rapina aggravata, aggressione ai carabinieri. No, non è vero che mica dico una bugia, a parte che sta agli atti. Oh, non in fondo, che famo? Ci portano al carcere. Un altro era più abituale di me perché già faceva la casa di lavoro, quindi il carcere lo reggeva. Invece un ragazzetto che si siamo portati come palo, diceva, ah, ma io non c'ho una lira, mi portate pure per fare la vedetta. Qua là lo portano, ti dico, a moto d'assista, mi ho fatto 3 anni, 4 mesi e 19 giorni. Tra virgolette, tentato punto, manco te dovevano arrestare come dico, eh. Però gli hanno scritto, rapina aggravata, famo tutto questo periodo, dei sannetti qui, e quello, prima ci davano il vino con la birra, dopo un poco tutto l'avvento di, dimo così, di stranieri, e botte qui, e facevano a cambio le sigarette, ma non tentavano. Come funzionava ai tempi vostri, il gruppo vostro, se... Durante un'operazione uno fosse arrestato, voi pensavate economicamente alla famiglia, a lui, al suo sostentamento in carcere, a quello della sua famiglia fuori? Se non c'aveva i soldi, sì. Ah, se perché non c'aveva i soldi? Se non c'è bisogno, se no, c'è i soldi. Ce lo dicevano loro, se no viceversa, una volta la moglie, una volta la madre, che noi difficilmente parlavamo con le donne proprio per una forma di grande rispetto e proprio per stare proprio al di fuori delle polemiche, facciamo così. Fuori la porta, come è incarcerato? O mandiamo una delle mie sorelle, o loro venivano sotto. Quindi personalmente né io né l'altri ci andavamo proprio per evitare, diciamo così. Perché una delle peggiori infamità è ovviamente andare con una donna il cui uomo sta carcerato. Se no pare chissà che dovevi fare, non fa niente, però noi se doveva evitare per forza. Vedi i film di mafiosi americani, vedi Al Capone, io ogni tanto raccontavo i pezzi di Al Capone perché lui è nato a Castellammare di Stabia, non lo so in quanti lo sanno, e Al Capone è il diminutivo di Alfonso, perché lui si chiama Alfonso Capone. E beh, già che gli dice che faceva il cameriere, io dice, no, come il cameriere? Lavava i piatti, ho detto, no, il cameriere di me, no. Quindi ha cominciato così, ma ha cominciato perché un po' l'italiano, secondo me, in particolare noi, eppure i napoletani, che leva quell'altri tipi che vanno giacca e gravatta, però noi tra virgolette un po' di periferia come Roma e Napoli fa una sorta di scalata, che il pezzo, non so se voi ricordate, che ha fatto Al Pacino quando ha fatto questo, sono scappati dal Messico, che andavano a fare proprio i lavapiatti, fa così e quello lì si è stufato di lavare i piatti, e che Al Capone così ha fatto, si sono stufati, quello ha detto, oh, ma che state, non state a fare niente, mi state a rubare, e allora Al Pacino e compagni con quell'altro che era un bravo attore pure quello, se voleva venire il camion ci fa, ma vedi dannate, ne chiama un altro e se ne vanno. Quindi lui ha fatto così, ha fatto uguale, secondo me il regista un po' ha rubacchiato, perché Al Capone nasce prima di dopo. Se noi andiamo a litigare con uno e abbiamo paura che ci danno uno schiaffo, dice povero sei e povero rimani, e te i soldi invece li piassi noi, fai questo, questo e questo, ha preso e hanno carcerato, gli ha dato un po' di coltellate, povero dopo il 94, no, dopo il 94, quindi noi calcola che c'avevamo i soldi dal 68 per il 94. Capito? C'era un locale, perché io ho sempre sentito mia Martini, e c'era lì verso Pomezia che doveva fare il concerto di Capodanno e ci sono nato. Quindi quello mi pare meglio, la cantante era brava anche perché si mi attaccavano, non dico che ce la dedicavo, che la gente mi affidava. Gli dice no perché sa cantare la tua, ho detto a Berti sa cantare, che ne so. I regali, facevi i regali? Ma i regali partivo da roba per giocare a pallone a chi voleva giocare a pallone, ai primi motorini,
i sordi. Poi quello che si può dire che lo facevo, mo lo dico perché lo devo raccontare, ma lo facevo spontaneo, i regali, i ragazzini che andavano a scuola, la cartella, i quaderni, il grembiule, d'inverno faceva freddo, gli compravo le scarpe, che cose, quindi sì, si possono chiamare regali, che ne so. A chi gli serve è una cosa importante. E il Natale invece in carcere? Il Natale in carcere lo facciamo diventare buono noi, perché per il solito discorso di prima ero consapevole dei fatti e misfatti, quindi sono consapevole, non mi posso mettere a piagne come uno che se pensa che sta al cantiere. Tu stai fuori casa perché è colpa tua, che i guardie mica te ci portano al carcere, si fa niente. È il lavoro come l'altro, quindi bisogna per certi versi rispettarli, e oggi come oggi si può aggiungere pure, e guardie ci devono stare perché ogni tanto aiutano qualcuno o difendono, specialmente di passazione dove ci stanno certi che hanno raccontato che aspettano i disgraziati per il trolli con i sordini, certo, che hanno, quei pochi sordi che hanno, e quindi ogni tanto intervengono e va bene. Quello che hai fatto è una tua scelta, alla fine poi riesca a alleviare il senso della pena, eppure no, tanti personaggi di malavita poi si pentono, no? Infatti anche il discorso di diventare collaboratore di giustizia, perché è visto negativamente? Se dice, ti sei preso le responsabilità delle tue azioni. Ma sono anni ormai che fanno, tre che sono i peggio, tanto se può dire, Abbadino che conoscete tutti, è quello che sul film ha fatto il freddo, sì. Uno, un altro che è a Cattone, che penso che hai, avete sentito, sì, nomina, sì. Si chiama a Cattone per assomigliare a Franco Citti da ragazzino, quindi che ha la frangetta così, il capelletto mezzo lungo, a Cattone gli piaceva. E un altro che io ci ho fatto in infanzia, perché pure questo all'epoca si mangiava, quando eravamo piccoli noi, una settimana a casa tua, l'altra a te, facciamo i turni. Il giro, non andiamo a mangiare domenica da Vittorio, non andiamo dal Coniglio, non andiamo da questo, abbiamo fatto infanzia così, quindi i collaboratori, specialmente Mancini. Che mi hanno detto che sta a far Bell'Antonio, ha fatto non tutte le carceri che avrebbe potuto fare, poi adesso non lo so, si sta libero, perché a vista pare che sta libero, però secondo me no, perché era uno di quelli che ringava, che io devo mandare quello, lui, faccio l'esempio che è vero comunque, dice no, ma dammi le due bastonate, e ringhiava. Poi arriva collaboratore, un altro, andiamo in giro ogni tanto con la pistola che ci serviva per fare la pinetta, diciamo così, la paura che dice te, relativa, era consapevolezza, c'avevo io la pistola mia, e dico, no, proprio paura, però dico un po', stavo attento, speriamo che non mi fermino le guardie. Ma non tanta la paura del carcere, ha capito? Dico, me levano dalla scena, sta bene così. Facevo così, e uno di questi, tipo quello, definiamolo, che ringava perché di fatto faceva così, fa, gli dico, Vitto, ma c'è una faccia, sembra che non c'è niente in tasca, manco una pistola, ma che ce l'hai finta? Che si è battuto, io sono sempre stato un po' così teatrale. Dice no, è vera come la tua. A lui io gli ho detto quello che stavamo a di prima, di che com'è non c'ha paura, dalla faccia non si vede. Tac, del collaboratore, non c'ha paura no. Sei ancora vivo, Vittorio. Ecco io, Carnovale. Ah, ok. Che era poi tra l'altro il cognato di Toscano. Sì, Edoardo. E quindi come li giudichi un collaboratore di giustizia? E io come li giudico? Se fanno uno più due, io ho fatto una scelta. Loro sembra che erano meglio di me, è meglio di comunque quelli come me, hanno dimostrato il contrario. Per passare un po' da una cosa da strada al Vangelo, se vuol dire che mi fanno pena. Oggi uno si potrebbe arrabbiare, invece lui ha detto a me mi fanno pena. Certo. Perché io, per come l'ho vissuta io, comunque 37 anni ai carcere mi sono fatti per davvero. E dall'altra parte, quando uno magari fa il collaboratore, potrebbe dire io non ho espiato tutta la pena ma neanche 10 anni. Neanche 10 anni. Ma poi, come ha detto lui, come ha fatto a fare 40 anni di galera?
la consapevolezza che non andavo a un cantiere, che io facevo quella vita e non ti prendi solo l'aspetto positivo, ti prendi pure l'aspetto negativo. E quindi quando c'è da ballare uno balla e poi quando c'è da no? E poi senza piagne, se no dovessimo andare a Piazza Le Clodio a piazza tutti gli incartamenti. 37 anni, se no sembra che ero nato stupido. Invece io su 37 anni un par di trucchi di 20 anni mi hanno fatti a livello giuridico. E no, se no quello dice che è scemo questo, come fa? Come venivano da me a chiedermi i consigli, dice che consigli mi date gli anni di carcere. Te fanno i trucchi, sta in campana e gli dicevo io a loro perché ci sono passato io, speriamo che non vi capita. Hai aiutato pure persone magari a fare qualche anno di meno? Sì, sì, ma sì, ma no, qualche annetto, diciamo in percentuale una metà, doveva fare 10 anni, avvocato buono, il trucco, il comportamento in carcere. Poi io col carcere ci ho fatto tutti questi anni, perché io col piede del pallone ci ho riunito, ho girato quasi tutta Italia, le vadi speciali, io sono stato a Trani con i brigatisti, sono stato a Pianosa con te, tipo Mesina e compagni, a Porto Azzurro un te dico c'è il più bravo ero io che stavo là col pallone, ci ho tirato avanti, lo sai come, perché poi all'interno tanto non nuoce a più di tanto, io facevo vincere le partite e loro mi facevano questi piccoli servizi. Chi è secondo te il personaggio più pericoloso che hai incontrato? Devi distinguere come, senza detto il barbone. Uno che mo ti dico, uno farebbe il senza detto e un erbarbone, nel senso buono, come abilità, quello che farebbe il barbone è il mafioso. Quelli nuovi, quelli da sacro, hanno scelto di farlo per tutta la vita. No, da generazione, dai nonni sono partiti. Quelli così, e poi invece quelli cosiddetti, vorremmo definire così, i senza detto di noi, Graziano Mesina da Orgosolo, che io ci sono stato insieme in carcere, quindi non è che dico così, per dirgli, un grande amico che poi ci hanno ammazzato in carcere speciale, Turatello con Michele Argento, che Francis Turatello. Quello lì ci mangiavo insieme al carcere. Quando sono venuto a Roma che fecero una rapinetta che non so di quanti milioni hanno preso, abbiamo ospitato noi in sostanza. Scambio di cortesie, io vado a Milano, mi dice manna lui. Questi qui secondo me, quell'altro lì che Ballanzasca, secondo me un po' gonfiato, perché quando hanno arrestato ha fatto una reazione che noi abbiamo ricordato all'incontrario, per non in carcere sparare ai guardi che gli alzano la palitta. E lo hanno arrestato così con tutti i casini. Sull'autostrada, se ero io Tommaso mi fermavo, o scappavo normale, o mi fermavo, dico quanto devo fare, un anno e mezzo, due, no, ma mi andavo a fare. Mi sono sparato. E da lì è diventato di nuovo all'Anzasa. Ma tu ne conosci, no? Sì, ho incontrato lui, Maniero, per tutti quanti. Io sono Sì, perché lui ha girato tutti i carceri. Sì, i peggio ho detto che per me sono quelli più simpatici, perché quello mi dava la gorgonzola, quell'altro mi faceva... il lato positivo. Eh sì, però devono ringraziare i ragazzi, grazie a Tommaso, ringrazio al piede, no a me. Che io con questa robesta mi fa per giocare a pallone, che io ho avuto a che fare con Piazza Euclide, pure con loro da esterno. Una ollica amichetti mia, dicono guarda questo, ne guarda che fa così, perché Lucio davanti ai compagni, non è che gli ho fatto la foto con quadrati proprio. Quindi io chiamavo i pariolini per dire un po' furbitti. Ci stanno per un di altro. Quelli che ci avevano i soldi ma volevano delinque comunque. Sì, tu immagina uno che aveva con me, come fai per principio? E passo quello col cartone e dal carcere al cartone. No, ma allora erano così da sempre, a prescindere dal delitto, chissà quanti ne hanno fatti e ne hanno pagati. Infatti si parla proprio di questo, che c'erano tanti delitti prima e non hanno mai pagato, perché di buona famiglia, perché... Ma io adesso dico così perché ho visto la differenza, se io ti dico Piazza Euclide perché dal centro a preponderanza allora era quella, quindi io ho visto due, ho visto pure Fioravanti che... Vabbè, lasciamo perdere, se no pare chissà che io lì, che poi ho incontrato, tra virgolette, pure i narbrati,
che facevano i servizi a domicilio su richiesta e non facevano i prepotenti a caso. Quindi un po' quelli può distinguere. Quello lì. Perciò del... facevano di lavoro, uccidevano per commissione lavoro. No, perché sono cattivi. No, cioè, perché erano cattivi. Cioè, oddio, c'era una cattiveria. Ma io parlo di la cattiveria quella spirituale, psicologica, perché io penso, allora che gli potì a un soldato che spara un altro che è cattivo, quello lì lo chiamano a farlo. Quindi loro si può dire sulla faccia di che erano soldati, in sostanza. Ancora mi ricordo come sa adesso. Ho fatto quello, ma chissà quanti altri impicci hanno fatto, perché la ragazza Donatella... È stata che, fortunata. No, che è un po' pure ha superato un po' di paura, perché a far finta, ma manco De Niro è capace a far finto morto, secondo me, con tutto il rispetto che ho per lui. Quindi far finto morto dentro a un porta bagagli, e poi al coso da dire, e si rivengono. Non ci ometti, non devi mettere sulla finta morte. Che ne so, si rivengono, mi buttano dalla montagna, si danno fuoco alla macchina, mica più uscire lì perché ha bussato. È stata, secondo me, fortunata perché non sono rientrati. Che loro dice la macchina l'hanno posata. E sono andati in freddezza. Dice arriviamo a Piazza Euclide perché è meglio. Lì stanno a casa loro, è una tribù come indiana, io andavo in un giro, fa la tribù come vede una tenda, comandano. E loro facevano uguale. Johnny Lo Zingaro, no? Tu conoscevi Pino Pelosi? Sì, sì. Che quando l'hanno arrestato tu l'hai visto subito il giorno dopo. Sì, sì, e poi ci sono diventato amico, ho visto pure fuori dopo. Io ho visto a qui a Roma di Bibbia, io uso il termine scapestrato per non dar male l'eccesso volgare. Quindi già lui era così. Secondo me è stato iellato che Pino Pelosi era un potenziale giocatore, un bel ragazzone, bello robusto e tutto. Johnny Lo Zingaro più o meno erano uguali, quindi in due, non dico a un pugile come noi, bravo, però uno normale glielo davano. Certo. E così hanno fatto. Quindi non sono d'accordo quando, non so se si può dire, quando dicono da trama. Invece Pino mi ha detto, Tommà, siamo nati lì io e Johnny solo per lavare i soldi e basta. Poi è morto per sbaglio, mica l'ho ammazzato apposta, è morto perché quello ha fatto la manovra e l'ha messo sotto, mezzi scapestrati. Se andava bene lo piavano su una gamba o portavano a gessagliera. Invece è passato sul petto, quindi che io volevo andare a rubare i soldi ai preti quando ero piccolo con lo spago. L'indole proprio da... Però che gli frega, c'hanno tutta la cassa continua. Quello lì mi sa che una volta che avevamo fatto, che stavamo di un po' senza soldi, dicevo c'è San Prete all'interno della stazione, all'epoca una bella chiesa che c'è Prete, ci hanno detto che da 1.000 lire a questo e 1.000 lire a quell'altro, e pia sempre questi soldi da dentro a un cassetto. Ci capitai? Io posso dire, detto fra noi, che era un bel ladro, non è che ero... E quindi io per scavalcare un primo e un secondo piano, sempre di fisica adatta e tutto quanto, facevo così, insomma, il mazzettino all'epoca non era manco il 70, un mio uno. Ci ho comprato il motorino, io tutti i gettoni ai ragazzini con le giostre sulle macchine in tuzzo, a quella la marmitta, a quelli i pantaloni, a quelle le scarpe, mi hanno durato i soldi una settimana. Poi dico, tanti li rifaccio, dici io. E certo, c'era st'idea che comunque i soldi, uno, quelli facili, durano poco. È vera sta cosa, no? Eh sì, metti pure, io no, c'ho amici ancora a tutt'oggi che siamo partiti pari con i stessi soldi, quelli ce l'hanno e io no. Indovina perché? Io ho fatto adesso l'ultimo periodo, 22 anni tutti insieme. Io con 22 anni ho fatto un po' di corsi, un po' quelli, avrò guadagnato proprio, vedi che alla fine avrò incassato più o meno 100.000 euro. Indovinate con quanto sono uscito io e sigarette a questo? Zero. C'ho sempre avuto, no, perché stavo a lavorare, mi hanno dato
15 giorni dell'ultimo stipendio sono uscito con 300 euro. Se non lavoravo non c'avevo manco quelli. L'ultimo blocco che l'hai fatto di 22 anni di fila, no? Ci sarà, tu sei molto forte a livello di personalità, ci sarà stato un momento che dici no, ce la faccio più, mi mancano ancora 10 anni, un momento di sconforto, un momento di debolezza, avrai avuto? No, sai perché? Perché secondo me il pallone, a prescindere dalla consapevolezza, col pallone ho battuto tutti. Cioè lo sport, una passione, lo sport, però, vedi? Pure dentro al carcere ti ha dato quell'impegno, continua a fare tutto, le giornate, la testa. No, io ogni tanto domando a qualcuno di Brescia, qualcuno di Bergamo, perché poi se conosciamo tra i giocatori forti, uno passa a Porta Azzurra, uno lì, insomma non è che ci ho giocato solo a pallone, ho incontrato pure i potenziali del Bari della Serie B dell'epoca. No, io niente, il pallone che è una terapia, come si può definire? Vabbè, ti riempie le giornate, dici domani vado a giocare, cioè ti riempie, capo. No, anche perché poi stavo lì con la lista di che cosa mangio domani, e che ne so, dice domani quando cuciniamo, e no, aspettiamo quelli che fanno le partite, che ne so. Era tutto, cioè, in funzione delle partite del calcio, sì. Fortuna, vedi? Quando sei uscito riprende il ritmo della vita normale? Io secondo me, uno deve avere l'onestà intellettuale, secondo me ci vorrebbe un Tommaso come Virgilio e Dante Alighieri, perché uno è incorporeo, quindi senza pena, ecco perché il carcere ho copiato un po' Virgilio col pallone. Lui si divertiva a fare cantiche e quant'altro e andava in giro con Dante Alighieri, perché o passa lì il leone che o minacciava, quell'altro che gli metteva paura, e Dante gli fa un pezzo che quelli che hanno studiato lo sanno meglio di me, dice a Virgilio, e com'è questi ste fiere qui sappiano tutti con me? E dico tu perché sei di carne e ossa, io mica non so di carne e ossa, a me manco mi vede, non mi vedi te, vedendo solo a te. I letterati, volevamo chiamare così, pallone letterati, e sto qui a parlare con voi. Io ho fatto fino alla terza media regolare e tra virgolette, sempre per questo motivo qui, in particolare il pallone serviva per i reclusi, invece al carcere col teatro, perché io ho lavorato pure all'Argentina, al Quirino, ho lavorato per 500 Vescovi, non è che non ho fatto niente. Tutto durante il periodo di degenza, sì, fino scuola, a che non c'è uscito. Detenzione. La reclame dei bari come fanno? Questa bara è più che sicura. Ci scrivono, sì. Poi un altro mi scrive, questa bara non è un albergo, perché appena arrivi ci rimani, albergo entri e esci. Hai capito? Stanno a fare la reclame dalla bara, sì, che mica è accia. Quindi noi famo così, in definitiva posso dire, pallone, un po' di letteratura e ci ho tirato avanti. Senza salire in carta, ci vorrebbe, perché ho detto da Virgilio e Dante, c'è un Tommaso incorporeo, che è quello del 60, quindi quello che secondo me è normale, e quello tipo Dante Alighieri, che ne so se ho migliorato, se sono peggiorato, ce devo studiare sopra, che non lo so manco io, perché potrei dire una balla, che ti dico, sì, sono in grado di parlare, di camminare e tutto, però io ti dico la verità, vado più su ormai con la fantasia. Quindi se io vedo una macchina adesso, è come se non la vedo, però se vedo la macchina di mio fratello la vedo. Zio Tommaso oggi ci ha dispensato veramente una serie di insegnamenti, di perle, che anche nonostante la vita che lui ha fatto, i tanti anni nel carcere, oggi nessuno potrebbe dire che lui non ha scontato la pena, nessuno potrebbe dire che lui non ha pagato, ma in più ha dimostrato che fuori si è veramente redento. Tra l'altro Tommaso mi diceva una cosa fuori alle scene che volevo dire. Da quando abbiamo fatto i video, spesso la gente per strada lo riconosce, gli regala un cappello, gli regala una giacca, gli dà uno strappo, però lo sai lui che ce fa con tutta sta roba, gli regala, nonostante lui non sia ricco, non navighi nell'oro, la porta tutta all'esercito della salvezza, perché dice, che ce faccio con 20 cappelli io? Uno è per me, 19 so per gli altri, capito? E sta cosa mi ha colpito perché me l'ha detta proprio fuori dalle camere, mentre stavamo proprio lì a parlare davanti all'esercito della salvezza. Perciò ragazzi, se volete altri video con Tommaso, sicuramente ne faremo, e poi anche a
approfondire altre tematiche che lui poi sta portando avanti adesso, non vi sveliamo niente. Scrivete nei commenti zio Tommaso, perché zio Tommaso è la figura che noi abbiamo portato avanti in questo periodo e che veramente ha riscosso tanto successo, specie tra i giovani, perché pensa che oggi i giovani ascoltano zio Tommaso e non ha mai dato, secondo me, un insegnamento sbagliato, anche se ha detto alcune volte magari che quello un tempo era un lavoro eccetera, e oggi uno dice ma come, il lavoro è criminale. Lui ha dato un punto di vista che è molto più realistico poi di quello che hanno trasmesso tante le serie TV, ste robe qui che hanno montato troppo i ragazzi. Noi lo lasciamo libero perché poveretto l'abbiamo incastrato qua nel tavolino e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi, ciao.